Sapete chi ci sarà oggi a Mattia and Friends? Un vero amico di Mattia e anche del gruppo sitcom, lui è Osvaldo Suppino! Ciao, qua. Buongiorno! Ciao Osvaldo, benvenuto! Grazie! Come stai? Benone! Allora, guarda, noi ti conosciamo già perché magari qualcuno non ti conosce, ma tu sei stato già ospite in una mia trasmissione su Arturo, sì. In più poi sei una web star, si può dire così? Dai, okay, diciamo, web star, quindi canti e balli, tra l'altro alla grande, perché te la grazie, canti e te la carino. Balli veramente alla grande. I tuoi progetti dove si possono trovare o vedere, per esempio? Beh, ovviamente su internet, quindi sono già presente su YouTube, Facebook, eccetera. Sì, sì. E lì, insomma, ci sono sempre un po' tutti gli aggiornamenti delle cose che preparo e comunque. Quindi lì ti possiamo seguire. Sì, sì, sì. Tra l'altro adesso poi ne parleremo, a un singolo in uscita, un EP che sta per uscire. Sì, o sì, sì, uscito? Sta per uscire, sta sono per molto uscire, contento. Sarà anche bello teso. Tra l'altro oggi deve pure cucinare. Capito? Perché non solo devi fare promozione, devi pure cucinare. Allora Osvaldo, okay. Vediamo la ricetta, mandiamo la grafica così i nostri telespettatori si possono segnare le dosi. Perfetto. E poi iniziamo. Ok. Okay? Osvaldo Suppino in cucina con questa ricetta. Ricetta. Allora, oggi proponiamo gli spaghetti al ciambotto e ci servono 200 g di spaghetti, mezzo chilo di pomodorini tondini, e 100 g di parmigiano grattugiato, due spicchi d'aglio, un mazzetto di basilico, 4 cucchiai di capperi piccoli e poi origano, sale e pepe, ovviamente. Fantastici! Sì. È una ricetta del sud. Del sud? Perché tu sei? Pugliese, sono della provincia di Foggia. Quindi questa è una ricetta pugliese? Yes! Fantastico, bene. Allora, Osvaldo, okay. Dobbiamo dividerci i compiti, vero? Perché va bene. Non è una banalissima pasta al pomodoro, no. Anzi, i pomodori verranno cotti al forno con un bel trito di aglio, capperi, basilico, esatto, formaggio. E poi pasta. E poi pasta, e buon appetito. Allora vai, che facciamo? Facciamo che io taglio i pomodorini magari. Ma sì, dai. E ti affido l'aglio. Non ti tagliare adesso che devi fare dei tuoi show. Spero mi raccomando. Di non farlo perché non... Guarda, ti do quello piccolino così almeno sei più tranquillo. Perfetto. E io invece trito. Ok, sì, e l'aglio, il basilico, anche i capperi. Dai, facciamo tutto insieme, cosa okay. dici? Sì, sì, perfetto. Senti, allora ti tocca cucinare, però parliamo di cose serie. Sì. Osvaldo Suppino, giovanissimo naturalmente, come nasce cantante e ballerino? Ma sai, è stata sempre una cosa che volevo fare, nel senso è stata sempre una parte della mia espressività, ecco. Mm. Quindi non mi ricordo proprio un giorno preciso. Già da piccolo? Sì, 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 da quando ero molto, molto piccolo. E, è stato sempre tutto molto naturale per me. Certo, ho cercato di studiare, quindi ho cercato in qualche modo di approfondire. Beh, questo un sacco è di obbligatorio, concorsi, naturalmente. E poi le cose sono un po' cresciute naturalmente, è chiaro che insomma... Poi tra l'altro sei pure bravo a scrivere canzoni, quindi... Grazie, beh in realtà sono contornato comunque da produttori e autori bravissimi, diciamo quello su cui mi baso io è piuttosto insomma un po' di più l'istinto, ecco, scelgo in base a quello che mi a piace. A quello che ti senti, ai tuoi sentori. Yes. Mm? E invece in cucina come te la cavi? In cucina mi diverto, è un passatempo molto rilassante, spesso invito i miei amici alle avveleno. Ah sì? Abiti da solo, Osvaldo? condivido la casa con mio fratello. Ah, dai, lo salutiamo, come si chiama? È JP Giovanni, lui tra l'altro... Ciao Giovanni. Ciao. Cura i miei costumi e quindi è parte di tutto quello che faccio. È il tuo costumista, diciamo. Yes. Bene, anche perché... Non deve essere facile essere il tuo costumista, perché andatelo a vedere su internet, ha dei costumi molto particolari, no Osvaldo? Un po' elaborati. Un po' elaborati, sì, sì, cavolo. Sì. Sono veramente fighi, tra l'altro. E poi hai anche chi ti disegna i videoclip, oppure li pensi tu, li è arrangi una, tu? È una cosa con cui, insomma, cerco di... Ogni volta cerco di essere comunque molto presente in tutte le parti. Tutto il processo proprio creativo, no? Quindi mi piace lavorare allo storyboard, curare anche la parte del montaggio insieme sì. a chi lo realizza. Voglio essere bene, vuoi che sia tuo. Sì. Senti, quanto ci metti a produrre un singolo e poi a promuoverlo? Quanto nell'ordine di quanto Ma tempo? Dipende molto dal tipo di progetto, se devo scriverlo da zero, magari è un demo che ricevo, quindi dipende molto anche dal periodo che sto vivendo. Ah sì? Ho capito, quindi se sei ispirato magari sì, impieghi meno io tempo. Io non sono molto rapido perché sono abbastanza...
minuzioso, sì. Ma guarda che è quello che fa il successo degli artisti. Non lo so, dovrei parlarne con... Si dice che Michael Jackson fosse un perfezionista di quelli proprio mostruosi, belli inquadrati. Sì, sì, infatti, è stato sempre il mio punto di riferimento. Sì? Ah, ecco, infatti a proposito di punti di riferimento, intanto diamo il punto di riferimento della ricetta che sono i pomodorini che Osvaldo, sì, tra l'altro... ha tagliato con una velocità mostruosa. Cavolo, sbaglio. No, però non avrei ancora finito, davvero. Voilà. Che si fa? Adesso ci serve dell'olio. Eccolo qui. Prego, messie. Per cui prepariamo, esatto, vado? La pelle. Sì, 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 sì. Quanto? Sì. Abbondantemente. Abbondante, proprio. Sì, 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 sì. Senti, olio eventualmente pugliese, se fosse necessario. Di origine DOP, come dice papà. Bravo, papà. Sì. Ok. Basta? Perfetto, bene. Sì. Allora, guardate un po' quanto olio abbiamo messo nella teglia. Sì, non poco, perché poi va appunto cotto al forno. Sono tipo, c'è una preparazione in Spagna che si, sì, chiama confì, cioè, okay, il pomodorino confitado, che sarebbe cotto nell'olio, proprio immerso nell'olio. E okay, questo qui è una cosa simile. Abbastanza simile. Esatto. Perfetto. Allora, disponiamo le spezie, quindi i capperi. Vado? Proprio sì, sì, sull'olio. Così? Sì, perfetto. Vado io così, tu non ti... No. Okay. Non ti rovini le mani. Perfetto, magari l'aglio. Mettiamo anche qualche altro cappero. Ah, intero o sì, tritato? Sì, sì, sì. Sì, okay, scena. Capperino, voilà. Ok. Qua e là. Perfetto. Così. Bene. E poi iniziamo a disporre i pomodorini uno vicino all'altro praticamente. Ok, quindi tutti in fila. Sì. Riempiamo la teglia? Sì, riempiamo la teglia, anche perché poi questi vanno appunto cotti proprio in questa maniera. Ok, allora senti Osvaldo, invece raccontami un po', ma tu da pugliese, sì, vivi a Milano, vero? Esatto. Ecco, come va con la cucina lombarda? Cioè, noti delle differenze oppure non te ne può fregare di meno? No, no, a me piace, nonostante non si noti probabilmente dal fisico, a me piace molto mangiare, sì, e provare cose nuove, per cui tra l'altro ci sono dei posti appunto tradizionali, sì, proprio di Milano, dove mi piace andare la spesso. La cassuela, il risotto da Milano. Sì, non lo so, non sono molto fan dei risotti, devo dire, ah, no? Quindi preferisco più i secondi, però insomma abbastanza, è molto diversa dalla nostra cucina, infatti sì, i miei amici mi prendono sempre in giro perché uso molto il pomodoro. Mentre loro magari non è nella loro cultura. Molto meno. Ma senti, invece come fai a mantenerti in forma? Io ballo molto. Balli, sì? Per cui faccio almeno... Tra prove? Sì, tra prove, esibizioni. E poi mi piace molto perché mi rilassa tanto. Sì? Sì, quindi anche se magari è una giornata un po' pesante, se ballo va tutto via. Una danzetta e via. Veloce, un ballettino. Bene, e... bene, ok, bene. Adesso rimettiamo altre spezie su. Vero? Sì. Che poi le spezie non sono altro che aglio tritato con capperi, basilico ed origano. Ok, perfetto. Segnatevele. Questo è il mix... Yes. Per il successo di Osvaldo Supino. No, voilà. Mica tanto. Ci mettiamo adesso il parmigiano. Sì, fai tu, fai sopra. Tu, guarda, così riesci a dosartelo. Ok. Che dici, buttiamo la pasta, Osvaldo? Sì, 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 sì. Perché tanto, vi dico subito che i pomodorini avranno bisogno di circa... 35 minuti. E poi un metronomo supino della cucina. No, è che ho mia mamma, a dire il vero, che mi... Ti è fissata. Sì, sì, mi sta la un po' dietro. Ciao, ciao mamma Anna Maria, un bacio, grazie. Allora, quando qui... torni dai tuoi? Purtroppo molto raramente, molto però raramente. Ho iniziato a viziarmi un po' e quindi però spesso tu... li chiamo e li porto su. Appunto, io ti stavo per dire, tu, visto che non puoi vivere senza la loro cucina, che fai? Te li chiamerai? Sì, 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 li chiamo. All'ultimo shooting del video ho chiamato anche mio papà, che si è divertito moltissimo. Vorrei ben vedere. Quindi... L'orgoglio di papà, Osvaldo, ok. Io volevo dirti che vorrei mettere un altro goccio d'olio proprio su. Puoi perché... fare quello che ti pare qui a Mattia in France, Osvaldo. Adoro. Sei tu l'amico di oggi. Perfetto. Quindi puoi decidere. Senti, quello che invece ti chiedo è un po' di sale, non lo sì, mettiamo? Sì, sì, leggero, non tantissimo perché appunto guarda, c'è... Quattro, basta. Perfetto. Cinque. Bene. E adesso possiamo infornare. Ok, allora, guardate qui, li faccio vedere alla telecamera così. Questi sono i pomodorini crudi ancora, preparati da Osvaldo Supino, qui a Mattia in France. Olio abbondante. Sì.
Poi. E poi le spezie, quindi basilico, tritato, aglio tritato, capperi, mettiamo sui i pomodorini tagliati tondini e poi ricopriamo di nuovo tutto con le spezie, con formaggio e un goccio d'olio e inforniamo. Tutto questo lo mettiamo a 200 gradi? Sì, 200 gradi. Giusto? Per 35 minuti, avendo cura poi a metà cottura magari di schiacciare i pomodorini così da... Ah ecco, questa è una cosa interessante, diciamolo, è vero, me l'ha detto anche prima. A metà cottura il pomodorino va schiacciato. Sì, un po' sì, così l'acqua in eccesso viene ceduta così alla teglia, evaporerà e avremo il pomodorino bello asciutto, esattamente come questo qui. Eccolo. Ok, questi sono un po' meno abbondanti perché la pasta in realtà è poca, dobbiamo mangiarla solo io e te. Ok. E visto che tu te lo puoi permettere, io no, non posso mangiarne troppa perché sennò la pancia cresce, ce ne serviranno pochi, ok? Quindi giusto una manciatina di pomodorini. Per chi non volesse esagerare con il grasso, anche se io sono di un'idea, quando la ricetta va fatta in un determinato modo, va fatta. Però c'è sempre l'opzione carta da forno. Ah, certo. Come abbiamo fatto qui. Voilà. Bene, Osvaldo. Allora, io ti do appuntamento a tra pochissimo. Certo, quindi fatti un giretto, mangia qualche pomodorino. Mannaggia, Osvaldo. Noi ci vediamo tra pochissimo, che ho delle cose da dirvi. Non ve ne andate. Ciao. Siete a Mattia and Friends, signore e signori, e l'amico di oggi è Osvaldo Supino. Hola. Osvaldo, bentornato. Grazie. Allora, caro Osvaldo, guarda che ti ho messo sotto il naso. Questi sono i tuoi pomodorini. Prima però spieghiamo come li abbiamo preparati. Ok, abbiamo unto la teglia con abbondantemente olio. Sì, sì, molto. E abbiamo tritato l'aglio, basilico, capperi sull'olio. Ok. Un po' di origano, vero? Sì, 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 sì. Un po' di origano e pomodorini tondini tagliati a metà. Perfetto. Disposti sulla teglia, abbiamo cotto tutto in forno con un po' di parmigiano, dimenticavo. Ok, parmigiano così spolverizzato sopra. al pomodorino. Questo croccherà al forno. Sì, croccherà molto. Quindi sarà proprio un bel... E poi li abbiamo messi in forno... 35 minuti. Ok, a quanti gradi? 200. 200. Allora, guarda te che te tocca fa per campare. Allora, Osvaldo, tu sei qui anche per presentare il tuo nuovo singolo. Esatto. Che è in uscita. Esatto. E come si intitola? Si chiama When I Think About Sex. Ah, When I Think About Sex. Ok. È un po'... Però è tranquillo. È diverso musicalmente, molto più rock di quello che ho realizzato prima. Ma non ci riesci a fare una piccola anteprima così? Facciamo che musica. Ve lo riporto la prossima volta, riporti, così dai, porto un po' di cose. Anticipa l'uscita dell'EP a cui ho lavorato in questi mesi. Quindi, EP ci sono tante canzoni. Quante sono canzoni? Sono 6 nuovi pezzi, perché è un EP, quindi è un mini disco. Ma sono 6 pezzi, insomma, che ho scritto con degli autori molto importanti, che hanno già scritto per Miley Cyrus, insomma. Ah, cavolo. Pop star abbastanza robe importanti. Da Hollywood proprio. Sì, mi ha fatto molto piacere. Bene, ma come li hai braccati? Li ho trovati su internet, ovviamente. Ah, sì? Come avevo fatto con i vecchi produttori, quindi insomma. Quindi c'è stato anche un cambio generazionale di produzione. Sì, sì. Bene. Un bel po'. Ok, allora, Osvaldo. Sì. La tua pasta è scolata. Ok. Che si fa? La verso nella ciotola? Sì, mettiamo nella giusto? Ciotola. Ok. Così. Perfetto. Quello che avanza lo lasciamo dentro. Adesso dobbiamo condire la pasta appunto con i pomodorini. Con i pomodorini. Dobbiamo... Allora, io direi una cosa, se mi permetti di dirla. Qui c'è poco olio. Ok. Quindi possiamo tecnicamente prendere la carta. La carta, che ne dici? Sì. E versarla direttamente all'interno così che possa condire bene il tutto. Okay. Né in quelli che ha fatto Osvaldo, che sono veramente originali, è proprio la pasta pugliese delle sue parti, l'olio è più abbondante, sì, vero? Sì, leggermente più abbondante, c'è qualche pomodorino in più. Qualche pomodorino in più. E quindi praticamente io direi di scolarli, consiglierei di scolarli magari con una schiumarola o con una palettina, ok? Adesso saltiamo bene il tutto, così che si mantechi, che ne dici? Sì. Però a questo punto la faccio impiattare a te. Ok, va bene. Allora, attento. Che piatto scegliamo? Caro mio, sei tu l'artista. Allora.
mi fido di te. Abbiamo un bel piatto da pasta quadrato, okay. Oppure, tieni un po' qui, ne abbiamo uno però con l'interno quadrato. Quello rotondo che è un po' più tradizionale, questo. Va? Bravissimo, prego. Perfetto. Di che cosa avresti bisogno? Guarda, questo qui ti può essere utile, magari una forchetta? Ok, sì. Vai. Come se stessi preparando una pasta per i tuoi amici a Milano, eh? Ecco, okay. Buon appetito. Volete? Voilà. Voilà, bella abbondante così. Abbondante. Davvero pugliese. Sai che perché mamma dice che bisogna essere sempre molto abbondanti. Giusto, giusto, è vero. E brava quindi, mamma. Voilà. Questi ce li mettiamo? Sì, ma sì, dai, guarda, prestami la forchetta. Un po' di basilico ti piace? Sì, sì, anche un po' decorativo. Bene, guarda, quindi. Scegliti pure una fogliolina. E voilà. Ti do una pulitina al piatto, così, almeno li facciamo entrare tutti all'interno e via. Signore e signori, l'Italia dagli occhi di Osvaldo Supino. Eccola qua, guardate che roba. Pasta con pomodorini al forno, parmigiano e mix di spezie, basilico, aglio, origano e capperi. Esatto, il ciambotto. Il ciambotto, fantastico e anche molto semplice, quindi bravo Osvaldo, hai trovato veramente Grazie. La ricetta adatta per Mattia and Friends. Adesso io però ti abbino un secondo Fantastico. Al volo. Ti piace il pesce? Ti piace molto, moltissimo. Bene. Lo sgombro, per esempio, è un pesce che ti piace? Adoro. No, benissimo. Allora, però sono contento che lo pulisci tu perché mi fa sempre io, non ti un certo... Mentre lo pulisco, mandiamo la grafica. Ti dispiace leggermela? Così Ma almeno io taglio e tu leggi. Okay. Vai con la grafica. Oggi prepariamo anche lo sgombro scottato al whisky su crema di piselli. Quindi ci serviranno due sgombri, 150 g di piselli, 40 di whisky, olio extravergine, sale e pepe. Fantastico. Allora, è una ricetta semplicissima. Si sfiletta un bello sgombro, eccolo qua. Anzi, sfilettiamone. Togliamo tutti e due i filetti. Vedi, magari tu non sei abituato a sfilettare pesci, no. Non è il tuo lavoro, del resto. Però è molto semplice, basta inciderlo da un lato e tagliare, così. Questo lo togliamo naturalmente. Io non consiglio mai di fare dei brodi con pesci come lo sgombro perché sono molto sanguinolenti e questo rovinerebbe poi i fondi di cottura eventuali. Invece lo sgombro va mangiato così fresco e anche leggermente crudo. Perché il sangue sicuramente, vedi che c'è questa vena di sangue sì. All'interno, il sangue praticamente lo insaporisce. Ok? Allora. Tagliamo quattro bei pezzetti di sgombro, così. Poi accendiamo il fuoco sotto una padella e prima di saltare lo sgombro ci saltiamo i piselli, ok? Ci sono dei piselli appena sbollentati, scolati, naturalmente sbollentati in acqua bollente e salata. Ne versiamo un po' in padella. Sei capace a saltare no, la pasta? No, Mattia. Puoi provare? Dai, prova. Così poi vai, un bel colpo secco. Vabbè, dai. Potevi inquadrare però il volto perché era più convincente. Bravo, Osvaldo, dai. Allora, che progetti hai per il futuro? E appunto adesso con l'uscita dell'EP ci saranno un sacco di cose da fare, molta promozione, voglio portarlo in giro il più possibile perché ci credo tanto, sì. È un lavoro molto curato e nuovo. Concerti? E, farò qualche esibizione proprio per pubblicizzare appunto allora, l'EP. Ecco, qui ho fatto un mezzo casino, ma vabbè. Dove? Si e sa? Saremo un po' in tutta Italia, quindi cercheremo di toccare un po' le città principali. Non tantissimo, visto che comunque ho appena concluso il tour che è partito quest'estate da Parigi. Ah, dimmi un po', racconta. Siamo Parigi. Partiti dal Queen, che è una discoteca sulle Champs-Élysées. Però. È stato molto, molto divertente. Tosto, però? Sì, duro? Sì, molto emozionati tutti. Beh, immagino. E quindi ci siamo molto divertiti. E poi siamo stati in giro tutta l'estate, il tour è sempre un momento vivo. Molto... Sì. Però, ecco, ti capita praticamente di stare lontano da casa per giorni e giorni, sì, immagino, no? Sì. E com'è? Dipende da... Ma è sempre...
molto, molto carino, perché comunque è una fortuna avere la possibilità di girare. Poi giro per la musica, quello che mi piace fare, quindi poi sono contornato da gente a cui voglio bene. Quindi questa gente a cui, che lavora con te ti segue naturalmente in tutti i tour? Sì. No? Sì, esattamente. Immaginavo. Quindi diventano più che altro carovane di amici che vanno a divertirsi. Certo. È vero. Che lavoro. Sono perfettamente d'accordo. Allora, Osvaldo, sì? Abbiamo saltato i piselli, li mettiamo in un bicchiere del Triblade, poi li saliamo, li pepiamo, anzi no, li pepiamo no, perché il pepe l'ho già messo nello sgombro, li saliamo e basta. Intanto lo sgombro lo lascio cuocere dalla parte della pelle, che è la parte più grassa, ok? E poi lo andremo a scottare con del whisky. Ti piace il whisky? Da morire. Vuoi farti un cicchettino prima che lo usi? No, scherzo, dai. Allora, per quanto riguarda i piselli, li mettiamo in un bicchiere con un goccettino di acqua della pasta di Osvaldo. Io te la rubo. Grazie. Posso? Va bene. Voilà. Un bel filo d'olio a crudo, che così emulsioni bene il nostro composto. Vuoi farlo tu? Va Vuoi bene. Frullare? Dai, Osvaldo. Okay. Prendi il Triblade, voilà, schiaccia forte questi due tastini. Ok. E tieni forte il bicchiere, bravo. Guardate che roba. La crema di piselli alla Osvaldo Supino. Bene. Togliamo lo sgombro dal fuoco, versiamo un po' di whisky. Voilà, diamo fuoco. Voilà. Questo qui è un effetto, guarda, se mi prendi a lavorare con te nei tuoi spettacoli, ti faccio lo show cooking mentre tu canti. Ma può con essere l'effetto fantastico fuoco. Allora. Che ne dici? Effetto fiamma. Grazie Osvaldo, bravissimo. Guardate che crema che è riuscito ad ottenere grazie anche al nostro Triblade Osvaldo. Eccola qua, voilà, vai, entraci dentro. Bella, eh? Ora Osvaldo, un bel letto di crema di piselli, così al centro, poi una ricetta semplicissima, ma guarda, è di un buono che non puoi crederci. Questa l'assaggio io però, tu provi magari la mia pasta e io... Beh, è per forza. Si può? Un bello sgombrettino, così al centro, un po' di basilico che io non me lo faccio mai mancare, così. Di lato e naturalmente un bel filo d'olio a crudo e voilà, che top, primo e secondo da re, il tutto grazie al nostro ospite di oggi che è Osvaldo Supino. Andatelo a vedere su internet, comprate su iTunes il nuovo singolo e naturalmente l'EP. Il nuovo singolo come si chiama? When I Think About Sex. Ci sono tutte When le informazioni su osvaldosupino.com. Bene, grazie a Osvaldo Supino per a essere voi. Stato con noi, è stato veramente grazie un piacere. Te, Mattia. Grazie alla sua pasta che adesso io mi papperò. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Mattia and Friends. Ciao. Grazie.